Il Castello del Buon Consiglio è uno degli edifici più conosciuti di Trento e uno tra i maggiori complessi monumentali del Trentino Alto Adige, immortalato nel 1494 in un celebre acquerello dal pittore Albrecht Dürer. Dal secolo XIII fino alla fine del XVIII, residenza dei principi vescovi di Trento. È composto da una serie di edifici di epoca diversa, racchiusi entro una cinta di mura in una posizione leggermente elevata rispetto alla città. Ospitò il 19° concilio ecumenico della Chiesa Cattolica, da qui il Castello del Buon Consiglio. Convocato per contrastare la diffusione dei movimenti protestanti in Europa a seguito della diffusione del luteranesimo, durò 18 anni, dal 1545 al 1563. Fu un concilio importante per la storia della Chiesa, tanto che l'aggettivo tridentino viene ancora oggi usato per definire alcuni aspetti dottrinali. Il Castello del Buon Consiglio oggi è sede di avvenimenti culturali e di importanti collezioni, e in particolare grandi mostre di opere d'arte e studi monografici sulla storia dell'uomo. Una di queste mostre, seppur racchiusa in poche stanze, ha destato la nostra attenzione per la singolarità e per il valore universale della fede cristiana. Siamo all'interno del Castello Buon Consiglio di Trento, dove da pochi mesi sono in allestimento nuove sale visitabili, in particolare una intitolata Madonna Blu. Incontriamo la dottoressa Dal Pra, che ci spiegherà sia la mostra che le opere esposte. Questo è uno splendido gruppo scultoreo lapideo della prima metà del 300, che è stato appositamente restaurato e quindi è stato possibile recuperare la sua splendida policromia originaria, che è un fatto anche abbastanza raro per scultori di quest'epoca. È una Madonna in trono col bambino, attribuibile a uno scultore veneto, molto probabilmente veronese, della prima metà del 300, come dicevo, che ha però utilizzato, e questo è un elemento che è emerso anche dalle analisi che sono state fatte per il restauro, ha utilizzato un masso di pietra trentina. Quindi evidentemente uno scultore che aveva trovato qui lavoro, che si è fermato qui per dopo ovviamente proseguire nella sua carriera, e questo è un fatto molto molto interessante anche per la storia dell'arte del Trentino. Quindi questa trasmigrazione di artisti non solo da nord, ma almeno per questo periodo da sud. E nello specifico è una Madonna costruita in una maniera estremamente forte ma anche delicata. È uno scultore che ha assorbito il linguaggio giottesco proprio in questo senso, quindi una scultura salda, volumetrica, ma anche molto dettagliata. Basti guardare ad esempio i dettagli dell'abbigliamento sia di Maria che del bambino, con questo piccolo cordoncino che tiene stretta la veste, che è di estremo dettaglio, ma anche i volti sia di Maria che del bambino recuperati perfettamente nella loro policromia, e anche dettagli appunto molto interessanti della rosa che la Madonna tiene in mano. Ovviamente la rosa è il fiore mistico per eccellenza proprio per la figura di Maria, e il piccolo uccellino che ha in mano il bambino. Molto probabilmente un cardellino, questo gentile animaletto che era legato come simbolismo alla vicenda della passione di Cristo. Quindi già da questa piccolissima descrizione si capisce come in realtà l'immagine si può presentare anche in maniera molto sintetica, ma a un'osservazione dettagliata invece si possono scoprire tanti tanti dettagli. E
La scultura della Madonna in blu viene esposta dopo un accurato restauro ed è proprio nel corso del restauro che sono emersi particolari interessanti. Senz'altro, sotto almeno una decina di strati di cromie successive, che peraltro testimoniano anche un uso cultuale perdurante nel tempo, quindi interessante anche questa continua cura di aggiornamento di quella che era la policromia, siamo arrivati, come dicevo prima, alla policromia, ai colori originari. Colori originari che rispecchiano perfettamente intanto diciamo la qualità proprio della materia, ma anche quello che era la simbologia dei colori rispettata in toto a partire dal mantello blu di Maria, che è un colore della trascendenza, al bianco della veste sottostante, che è il colore della purezza, e invece alla vestina rossa del piccolo Cristo, che è collegato alla divinità, ma anche alla passione, alla futura passione di Cristo. La mostra, che prende il nome da questa scultura, racchiude in sé particolari sottolineature che ci richiamano al valore e al significato universale della figura di Maria. Ecco allora il perché della didascalia Salve Regina posta accanto alla Madonna in blu. Ma è il primo versetto di questo inno, datato dagli studiosi all'XI al XII secolo, di straordinaria diffusione in tutta Europa e di una pregnanza, diciamo, dottrinale e mistica assoluta, proprio incentrata sulla funzione di Maria nella storia salvifica della salvezza dell'uomo, quindi proprio anche le accezioni, diciamo, della misericordia divina attraverso la figura di Maria, che è esemplata perfettamente dalla statua marmorea che noi appunto abbiamo qui restaurato. È fra il resto un testo attribuito in antico a San Bernardo di Clairvaux, quindi questo cantore di Maria per eccellenza. A corredare questa stanza della Madonna in blu tre sculture lignee di altrettante raffigurazioni della Madonna. L'arte cristiana è sempre sostenuta dalla volontà dell'artista di rispettare i valori della fede e questo accostamento ne è la conferma. Queste sono tre sculture lignee del territorio trentino che afferiscono a dei periodi diversi dalla Madonna che abbiamo appena visto, ma soprattutto presentano anche delle variazioni proprio nel loro assetto compositivo ed iconografico e per quello che sono messe vicino alla Madonna Lapidea, proprio per capire come possono essere degli influssi, delle sottolineature che possono anche dire molto. Noi ad esempio vediamo nella prima una figura ieratica della Maria Regina che presenta il Verbo, cioè il Figlio. Quindi una raffigurazione molto, diciamo, autorevole, molto proprio una maiestas sia di Maria che del Figlio, che poco lascia al un discorso di tenerezza, di misericordia nei confronti del genere umano che invece abbiamo visto nell'opera precedente. Quindi è evidentemente un'opera che è di un periodo antecedente rispetto al 300. E così anche la seconda, purtroppo privata successivamente della figura del bambino, ma che possiamo intuire proprio dalla modellazione che fosse abbastanza simile alla precedente, nonostante fosse una figura stante, quindi in piedi. Già diverso invece è l'impostazione non soltanto della compositiva, quindi formale, ma proprio anche, diciamo, simbolica di questa Madonna sempre stante, leggermente ancheggiante, quindi già con questo linguaggio gotico molto, molto elegante, molto suggestivo, che porta un bambino che non è più il Verbo presentato appunto alla devozione, al culto del fedele, ma è un bambino che dialoga col fedele,
che si rivolge in maniera così proprio comunicativa con lo spettatore. E quindi questo è già in linea con il linguaggio che noi abbiamo trovato con la Madonna in Trono. Sempre guidati dalla dottoressa Dalprà, passiamo alla seconda sala della mostra, dove sono esposte tre sculture di altrettante figure della Madre di Gesù, espressione artistica degli ultimi echi del gotico. Ascoltiamo ancora la dottoressa Dalprà. Queste Madonne rappresentano un influsso che viene da nord, molto molto importante per quanto riguarda il territorio trentino e che rispecchiano anche delle situazioni di carattere politico e sociale ben precise, perché infatti in quel periodo molti principi vescovi del Trentino erano di origine tedesca. Quindi questo tipo di gusto, di preferenze, di opere rispecchiano anche un contesto storico molto particolare. A parte questo, le tre sculture lignee che abbiamo alle nostre spalle sono le cosiddette Schöne Madonnen, cioè rispecchiano un particolare corrente tedesca di opere mariane che trasmettono proprio un ideale anche di bellezza, che non è solo quella fisica, ma ovviamente anche quella intima, quella spirituale della figura mariana, appunto attraverso questi tratti molto dolci, molto eleganti complessivamente nel panneggio, nelle vesti e quant'altro. In più anche questo particolare, diciamo, rivisitazione di quelle che sono le posture dello stesso bambino, che sono molto naturalistiche. Questo è tipico del linguaggio gotico, perché riprende in toto l'osservazione del dato naturale, sia esso paesaggistico, ma anche della presentazione umana di questi personaggi sacri. Quindi un bambino che si divincola o che abbraccia Maria, oppure che guarda affettuosamente il fedele di fronte a lui. Quindi proprio queste accezioni molto umane che sono tipiche, come dicevo, del linguaggio gotico. Dopo questa illustrazione, la dottoressa Dalprà ci accompagna nell'ultima sala della mostra, la sala dei pannelli Flügelaltar o altare a portelle. Di tradizione nordica e diffuso in epoca medievale, l'altare a portelle rappresenta un'opera di particolare complessità decorativa. Interamente costruito da un bassorilievo in legno policromo, generalmente raffigura la Madonna, i Santi e scene della Sacra Scrittura. È in sostanza uno scrigno con portelle mobili che rimanevano chiuse nei giorni feriali e spalancate nei giorni festivi. Sì, qui siamo allo scadere del 400, la seconda metà del 400, dove diciamo, gli influssi anche da nord si fanno veramente molto importanti. È l'epoca ad esempio di Massimiliano I d'Austria e del conflitto contro la Serenissima, quindi è l'epoca in cui, diciamo, molti anche nobili tirolesi trovano qui feudi e spazi di radicamento, e quindi con loro si porta dietro anche una cultura molto spiccata. Abbiamo visto le Schöne Madonnen, dobbiamo considerare che quel tipo di opere erano all'interno di grandi altari a portelle, ho detto tecnicamente Flügelaltäre, cioè queste grandi macchine altaristiche in legno che erano costituite dalla parte centrale, il cosiddetto scrigno, con appunto le figure mariane oppure del santo titolare della chiesa, che veniva poi chiuso da portelle che erano a loro volta decorate all'interno con dei bassorilievi e all'esterno con dipinti. Ecco, immaginiamoci queste grandi macchine altaristiche su la mensa di un altare maggiore che durante i giorni feriali erano chiuse con queste portelle e nei giorni festivi, nelle festività invece erano aperte nel loro massimo fulgore
dell'oro, dell'argento e dei colori molto molto vivaci. Ecco, in questa sala abbiamo raccolto una serie di esempi, alcuni completi e altri lacunosi, che però costituiscono veramente una testimonianza importante e poco vista, poco conosciuta, una documentazione comunque di quello che è anche l'arte composita, la civiltà composita del Trentino, una terra tra nord e sud che appunto recupera quindi linguaggi tipicamente veneti o veronesi o lombardi, ma anche molto del linguaggio tedesco. Seguendo il consiglio della direttrice Dal Pra, vediamo alcuni di questi altari a portelle di particolare interesse. Annunciazione, visita a Santa Elisabetta e Santi Vescovi, datata 1480-1490, opera della bottega di Narciso da Bolzano in legno intagliato, dipinto e dorato con tempera su tavola. I personaggi si stagliano sul fondo dorato, mentre sul lato esterno sono dipinti l'angelo annunciante con le ali iridescenti e la Madonna annunciata dai lunghi capelli ondulati. Tutta la scena è ambientata in un interno ombroso con le pareti aperte su uno scorcio paesaggistico dagli accenti fiamminghi. Della bottega di Hans Klocker è questa adorazione del bambino in legno cembro, intagliato, dipinto e dorato. Si tratta di un frammento isolato appartenuto ad un ignoto altare di Fiera di Primiero. La scena, una coppia di pastori, la capanna evocata da due rami incrociati, il bastone ritorto di Giuseppe, l'aristocratico Angelo. Mentre questa Madonna con bambino, Santo Stefano e San Michele in legno di tiglio dipinto e dorato di uno scultore tedesco ignoto faceva parte di un più articolato altare a portelle di cui restano soltanto lo scrigno centrale e la predella. Particolare, la Madonna con il bambino tra le braccia poggia i piedi su una falce di luna. La affiancano Santo Stefano in veste diaconali con il capo tonsurato, con le pietre del martirio della lapidazione e San Michele Arcangelo che regge con la mano sinistra la bilancia mentre con la destra solleva la spada. Di straordinaria fattura questa scultura e rilievi tardogotica, Annunciazione, Adorazione dei pastori, Presentazione di Gesù al Tempio, Morte della Madonna. In pino cembro intagliato e dipinto della bottega di Hans Klocker e proveniente dal convento agostiniano di San Marco di Trento. Ma sentiamo la descrizione della dottoressa Dal Pra. Sì, questa è un'opera molto significativa, anche se ci è giunta, diciamo, in uno stato frammentario. Costituiva infatti un altare a portelle molto importante di una chiesa, la chiesa di San Marco qui di Trento, e è attribuita a un grande artista di Bressanone, Hans Klocker, che è un artista prolifico che ha fatto molte cose sia in Alto Adige che in Trentino. Nello specifico questa è una delle sue opere migliori, con la parte centrale con l'incoronazione di Maria e le due portelle che adesso, di cui noi abbiamo conservato quattro rilievi in relazione alle storie di Maria.
Ecco, molto ci dicono appunto i rilievi di queste portelle, perché abbiamo un'esecuzione molto molto raffinata, abbiamo l'adozione di colori molto vivi e anche come tecnica l'uso di lacche, che è una tecnica assolutamente raffinata, e ci dà anche l'idea di come era, diciamo, una palette coloratissima nel tardo medioevo, che doveva comunicare proprio un linguaggio molto ricco all'interno di chiese che possiamo immaginarci ovviamente molto scure e diverse, insomma, dalle chiese a cui noi siamo abituati. Quindi un apparato che durante le feste era assolutamente colorato rispetto al grigiore, alla normalità, insomma, della vita quotidiana. Ma a parte questo, come dicevo, l'intaglio è eccezionale, molto molto raffinato, e per questo lavoro Clocker e la sua bottega hanno utilizzato anche molte stampe, come si usava a fare, come fonte di ispirazione all'epoca. Quindi siamo di fronte, anche se, come dicevo, in così ridotto purtroppo dal tempo, di fronte a un esempio proprio di come si costruiva un altare e quale era anche l'impegno, diciamo, degli operatori stessi. Questa è un'opera che proviene da chiesa, come dicevo, dalla chiesa di San Marco, che era un convento agostiniano, e i rilievi laterali appunto fanno parte delle collezioni del museo ancora dall'Ottocento in poi. Là invece l'incoronazione di Maria è un pezzo che era giunto nella chiesa di Gardolo per effetto di acquisti, dismissioni, dopo le soppressioni dei conventi dell'inizio dell'Ottocento. Pare che il giardiniere che lavorava nel convento di San Marco l'abbia, fra virgolette, riscattata al momento delle vendite dei beni ecclesiastici con la soppressione dei monasteri, e se la sia portata a Gardolo, quindi in questo paese vicino a Trento, e poi ne abbia fatto dono alla chiesa di Gardolo. Quindi questa è in deposito, la parte centrale è in deposito. Conclude così la nostra visita alla mostra Madonna in Blu, allestita nelle sale del Castello del Buon Consiglio di Trento, con la guida della direttrice dottoressa Laura Dalprà, che ringraziamo.